Signora, allora da quant'è che c'è questa perdita d'acqua qua? Qua? Ah? 8 giorni. E nessuno? Se non più, se no, no, sono venuta ad aggiustarlo. Sono venute 3 volte o 4 volte. E sempre là esce l'acqua. Acqua potabile, giusto? Acqua potabile. Ah, sì. Quindi, avete, quindi sono venute, l'hanno sistemato, però sì, è tornato. Sì. È sempre così. Questa è la prima volta che si rompe qua o più volte? Cioè no, ha diverse volte che si rompe. E nessuno fa niente, nessuno interviene. Si chiama. Ma poi vengono, l'aggiustano e ritorna nuovamente. Oggi l'aggiustano e domani si rompe di nuovo. Vuol dire che non è, ho aggiustato bene, non so il motivo. Due settimane sono qua. Due settimane è così, assolutamente no. La signora dice che l'hanno riparata e poi si è rotto. Sì, là, in quel punto. Hanno riparato qua e si è rotto qua comunque. Ah, quindi l'altro punto? Sì, questa hanno fatto, diciamo. Acqua potabile? Sì, sì, almeno, sembra di sì, non è fogno. Sì. Da due settimane nessuno prende provvedimenti. Assolutamente. Vengono, fanno finta, al mio parere, di lavorare, perché è impossibile in 2 settimane non sistemare una roba del genere. Anzi, questo è niente, c'è poco, perché se no c'era acqua. C'è la ma sulla strada? La... Perfetto, bravo. Appunto perché va pure sulla 106. Se tu noti fino alla via Fiumarella, la parte di sotto, tutto acqua. Tutto fiumare. Nessuno fa niente. Voi avete avvisato? No, sinceramente non ho avvisato perché ai miei dubbi non si va niente. Detto proprio in parole povere. No, assolutamente. E qui siamo sulla via San Francesco, siamo a Pellero di Reggio Calabria, come ci ha detto questo signore che abbiamo sentito, l'acqua arriva qui sulla 106 causando anche qualche incidente per, ecco, come vedete le macchine qui che stanno passando. Ecco.